lanciare il palo laterale. Optano per i cambi. Ma se io ci provo da questa distanza qua fuori. Ok, palla mia. Forse posso saltarli. Saltarli, ci provo da qui a questo punto. Rete, questo sì che è un mezzo euro gol. Sei a 0 al 60esimo. Vabbè, recupero palla per l'ennesima volta, attenzione, lo vedo. Avanziamo, non fermiamoci mai. Gonzalez. Toni. Ci dovrei provare da questa distanza, però a questo punto faccio prima da incollarmi di più. Fallo Scavino, anche lui incredibile. Il Genoa ci prova in preda alla disperazione senza motivo, perché non ci riesce mai praticamente. Attenzione, tutto libero, recupera la posizione della difesa e si fa rubare palla di nuovo. Attenzione, lui la spreca, prendila, cazzo, passaggi sbagliati, niente da fare. Esce anche Campiazza da quel che ho visto, entra Kalulu. Lo salto in dribbling. Ci provo da qui. C'è il portiere. Retropassaggio al portiere. Cross alto. E il mio compagno sbaglia, ovviamente. Il Genoa ha fatto un tiro un po' più pericoloso questa volta. Calcio d'angolo dunque. Occhio al cross in mezzo. Ci prova in mezzo di testa, c'è il portiere. Passaggio molto lungo, ci arriva. Toni. Possiamo concretizzare qualcosa? Me la passa, io ci provo, però c'è la risposta del difensore. Il Genoa adesso ci prova, ma in 10 uomini è quasi impossibile adesso. Meno male che sono rimasto lì. Un passaggio bruttissimo, che non so nemmeno come ho ottenuto. Ci provo, la palla mi rimane lì. Ci riprovo, centrale. Possiamo provarci ancora e ancora. Posso provarci addirittura da qui se il difensore non mi fotteva la palla. Vedevo uno spazio vuoto invitante lì. Vediamo se riesco a saltarli. Invece no.
È il Genoa adesso che ci prova. Niente da fare. Trattenuto anche. Ci sono riuscito a tenere palla. Incredibile. Porca troia se non c'era quello dietro. Ubriaco l'avversario, però alla fine mi ubriaco anche io da solo. Allora, devo escogitare qualcosa per fare un gol bellissimo. Passamela intanto, perché voglio provare il tiro potente da qua. Attenzione, il portiere ci arriva. C'è comunque il calcio d'angolo che forse faccio troppo sul portiere. Invece no, di testa. Dunque ci posso riprovare. Questa volta sul portiere. Ci arriva? Invece no. L'avversario ci prova. Il portiere c'è. Attenzione perché ho molto spazio libero. Molto spazio. Ci posso provare. Me la para. Prova a rimetterla in mezzo. Di testa non ci arriva. Il Genoa non sfrutta nemmeno i contropiedi. Cioè sono talmente scazzati che proprio non ce la fanno. Niente da fare, quindi nuova azione per noi. Ci provo con questo tiro che non so nemmeno io. La difesa recupera subito, immediatamente. Ultimo intervento in copertura. Taglia e mezzo. Attenzione a Castro, il portiere la prende, però non c'era manco motivo di prenderla. Dunque, Ancolo Genoa, qua non niente da fare, niente di concreto. Protegge palla col corpo. Quella abbraccia il pallone. Era fallo forse di mano, non lo so. Vabbè, fatto sta che noi possiamo ripartire. Me ne allungo troppo. Si torna indietro. Me la lasciano sempre a me le cose più difficili. Tipo tirare da qui. Nulla da dire. Attenzione al Genoa. Questa volta ci può riprovare, però ovviamente la difesa mura per l'ennesima volta la conclusione. Mi ha passato questa palla che non so nemmeno io come l'ho presa con la punta del piede. Me la sono lungata un casino. Poi la perdo e faccio creare l'azione al Genoa. Poi però la difesa è inutile anche che lo dico ormai. Sono super chiuso. Non so che cosa fare. Se accentrarmi o meno. Ma arrivato a sto punto non riesco più a saltare nessuno. Non riesco più a saltare nessuno. Sarà la molta stanchezza arrivata a questo punto. Vediamo se lo salto. Attenzione in dribbling, magari mi accentro. Niente da fare. Tutti addosso ce li ho. Devo saltarli. Non ce la faccio. Sono troppo individualista. Devo cercare di più la squadra. Lo riconosco. Io voglio fare l'euro goal. Il Genoa ci prova, ma il portiere c'è. Evita l'angolo. Bravissimo. Non riesco a tenere più. Devo inventarmi qualcosa adesso. Non riesco a tenere più palla. Incredibile. Sono arrivato agli estremi. Per il tiro ce l'ho. Ma guarda che se è inutile che sei fiero. Stai perdendo 6-0. Corner battuto in mezzo.
Ci può provare però, molto debole. Il Genoa cerca di costruire ancora azioni nulle. Buona protezione del pallone. Magari questa è la volta buona che riescono a fare niente. La perdono per la ripartenza. Ci posso provare. C'è il portiere. Ennesimo calcio d'angolo. Occhio al tocco in mezzo. Non ci arriva di testa però, lui sì, attenzione. Libera male, attenzione. Intercetta il cross. Ci prova però. Protegge bene il pallone. Toni. Ci prova il volo. C'è il portiere. In mezzo. Ci prova di testa ancora. Ci prova a metterla in mezzo, la spedisce fuori. Io i calci d'angolo li ho battuti perfettamente, non si posso lamentare. Mi ha praticamente sradicato la palla. Non so ancora dove trovano questa forza di lottare dopo questo risultato. Attenzione, se me la passa. Ci posso provare. Dunque, milionesimo calcio d'angolo. Di testa la regala però. Palla nostra, però attenzione al Genoa. Può ripartire in contropiede. Attenzione, la difesa recupera tutto però. Attenzione al Genoa. Con un'azione fatta bene ci può riuscire. Attenzione. Vediamo se riescono a tirare. C'è la difesa ancora. Castro. Le occasioni le hanno avute. Adesso so cazzi loro se non ci sono riusciti. Vediamo se ci arrivo. Vediamo se ci arrivo. La tengo. Attenzione. La prendo. Ci posso provare. Assedio finale. Peccato. Peccato. Finisce qua dunque. 6-0. 5 gol sono i miei. Ma è in discussione. Hanno preso in mano il pallino dal primo minuto e non l'hanno più mollato. Ha disputato una partita eccezionale, una grande gara. Per come ha giocato sarebbe stato un peccato non vincere oggi. Pericolo scongiurato e ora può godersi sia la vittoria che i complimenti per l'ottima prova. Nuovi investimenti disponibili. Linea abbigliamento. Niente. Vabbè, investiamo qua. Ok, per ora basta. C'è una nuova email dall'allenatore. Ok. Le tue prestazioni nell'ultimo periodo hanno lasciato molto a desiderare. Spero che mi stiano prendendo per il culo, eh. Per questo motivo ho deciso per ora di escluderti dal giro della prima squadra per una maglia di titolare. Ma mi stai prendendo per il culo? Io non sto capendo, ti giuro, non sto capendo. Ma in che senso, scusa? Mi aspetto che tu nel massimo nella prossima seduta dell'allenamento per farmi cambiare idea. Ma se c'è la barra tutta verde, squalificato! Ma in che senso? Ah, è la Champions! È la Champions, io sono squalificato perché ho preso il rosso. Ecco perché dice così. Niente raga, niente. Leggiamo un po' le notizie del giorno. Prestazione incredibile di Antogresi, protagonista con 5 reti nella sfida Juventus-Genoa. I commenti sono magnifico, top 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 e alla grande. Antogresi ha coronato la prestazione fantastica trovando 5 volte la via della rete contro la squadra Genoa. Che cazzo mi commenti con gli occhi così? Sei rimasto con gli occhi spalancati? Va bene, va bene. Mi piace, mi piace.
ovviamente protagonista di una prestazione migliore in campo sul match contro la squadra Genova, ma non poteva essere altrimenti. Ma questo è scontento, tra l'altro. Tifavi Genova, scommetto, eh. Ok, niente. Andiamo a giocare questa partita Red Bull Juventus. Red Bull ti mette le ali. Regalo di Halloween. Ah, andiamo a fare una festa di Halloween, vabbè. Due messaggi da agente. Che ne diresti di un trasferimento in un club emergente? No, no. Ci sono già stato nel club emergente, ma a me non mi interessa. Milan? Assolutamente no. Niente da fare, non voglio trasferimenti. Lipsia-Juventus finisce 1-1. Peccato perché Openda pareggia la partita al 79esimo. Peccato, potevamo vincerla sta partita, onestamente. Prossima partita, Juventus-Cagliari.